come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo la 23ª domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo il brano del Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono cominciano a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Cari fratelli, è una pagina che anche questa dobbiamo cercare di comprendere, soprattutto leggere il messaggio che Gesù nostro Signore ci vuole dare. Il tema riguarda certamente la sequela, potremmo dire la sequela radicale, senza compromessi. Siamo alla fine del capitolo 14 dell'Evangelista San Luca. Gesù continua questo suo insegnamento durante un banchetto e parla delle esigenze di fronte alle quali si trova il discepolo che vuole seguirlo. Notiamo però anche che Gesù è diretto verso Gerusalemme, è in cammino, si sta trovando in una casa per un banchetto, ma la sua meta è propriamente Gerusalemme, dove l'attende la passione, la morte e la risurrezione, la glorificazione. Quindi la gente che lo segue sa dove sta andando? Questo ci chiediamo. E quella folla, quelle persone che lo attorniano, conoscono quali sono le condizioni per seguirlo? Ecco allora il discorso preso da Gesù. Vi è una parola chiave nel Vangelo di oggi per avere la giusta lettura, secondo me, di tutto quanto il brano. E la parola è proprio questo verbo: riflettere. E questo riflettere non ne riguarda semplicemente i contemporanei, in questo caso, così come abbiamo ascoltato del Vangelo di Gesù, ma riguarda ciascuno di noi. Anche noi ci poniamo in ascolto di questo messaggio che Gesù ci offre. Colui, dice Gesù, che vuole costruire una torre, deve prima riflettere bene su quella che sarà la spesa per vedere se è capace a portare a termine l'opera. Riflettere nel costruire una torre. E poi un'altra similitudine, quella del re. Un re che va in guerra contro un altro re, dovrà prima valutare con attenzione i mezzi di cui dispone. E questo vale anche per noi, cari fratelli, vale per noi cristiani
che vogliamo seguirlo. Gesù dice: chi vuole essere mio discepolo? Notiamo, Gesù usa il verbo essere, ed essere non fa riferimento semplicemente a una scelta iniziale, ma indica una condotta di vita continua, indica questo comportamento che caratterizza tutta quanta l'esistenza cristiana. Perché? Perché scegliere Cristo esige la prontezza a disporre i legami familiari, la propria vita, per essere veramente e durevolmente suoi discepoli. Un avvertimento a valutare bene però questa scelta, dice Gesù. Viene richiesta, cioè, la serietà della vocazione cristiana. Eccoci dinanzi a queste due similitudini: costruire la torre e l'opera di intraprendere una guerra da parte di un re contro un altro re. Queste due similitudini hanno questo scopo. Essere cristiani, ci dice Gesù, è una cosa seria. Mette tutto in gioco, anche la propria vita e i propri beni, per vivere pienamente tale scelta. Ma chiediamoci, sappiamo viverla così? Quali sono le condizioni? Per seguire Gesù occorre, prima di tutto, sacrificare qualsiasi legame affettivo ed effettivo. Se uno vuol venire dietro a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre, la moglie, i figli, non può essere mio discepolo. Significa posporre decisamente, ecco la scelta radicale, senza compromessi, per un amore esclusivo e radicale, e solo nell'amore a Lui vivremo bene e meglio i rapporti con gli altri, particolarmente con i nostri stessi familiari. E la seconda indicazione: amare Lui comporta poi portare la croce. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, dice Gesù, non può essere mio discepolo. Perché seguire Gesù è legato al destino crocifisso risorto e implica comunione di morte e di vita con Gesù, e questo porta alla disponibilità di dare la propria vita, la prontezza cioè al martirio per la causa di Cristo. Ricordiamoci che siamo stati salvati, cari fratelli, attraverso la croce e la nuova scuola di Cristo, la croce. Questa è la sequela di Cristo che ci chiede. Riflettiamo su questa pagina evangelica e chiediamoci: che tipo di discepolato noi stiamo vivendo veramente? Chiediamoci ancora: cosa il Signore mi sta chiedendo attraverso questo suo messaggio in questo brano evangelico? Quali sono ancora gli ostacoli che mi impediscono di essere un vero discepolo? Come dobbiamo vivere meglio i rapporti familiari e come riconciliarci con il mistero della croce cristiana? Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signore.